Finalmente ho trovato il modo di entrare in casa. Ora corro a comprare il camice e diventerò finalmente la dottoressa Aurora. Ma che cosa sta facendo, scusi? Ok, Chiara, adesso chiudi un po' gli occhietti mentre aspettiamo mamma, va bene? Così ti rilassi. Dottoressa Aurora! Dottoressa, la sta chiamando mia moglie. Chiara è sul divano, sì, può venirla a visitare? Dottoressa, vada. Anto, per favore, portami il latte e i biscotti per i bimbi. Ok, latte? Prendiamo il latte. Eccolo qua. I biscotti? Sì, adesso mi chiederai i biscotti. Giulia, scusami, che biscotti mangiano i bambini? Sì, immaginavo che me lo chiedessi. Le gocciole. I bambini mangiano i biscotti da quasi 8 anni praticamente. Vabbè, prendimi i biscotti. Me ne ero dimenticato, dai, oh, succede, non è che succede una tragedia. Gocciole! Ok, ecco, le gocciole. Sì, vabbè. Gocciole, latte. Ah, sì, sai cosa dovrei fare? Dovrei iniziare a farti fare più... Sì, vabbè, adesso lasciamo stare, perché colazione e cucinare io zero. Quindi. Sì, ok, vabbè, lo sai. Intanto vai a chiamare i bimbi e mettergli di preparare la colazione. Benissimo. Puoi andare ok, va bene, ciao. Mamma mia. Sempre il solito. Ok, vado a chiamare i bambini. Bimbi, ci siete? Sì, papà, arrivo. Oh, ho male alla pancia. Che hai, amore? Pancia. Mal di pancia? Sì, mi sento. Mannaggia. Fammi sentire. Voglio andare sul divano. Mannaggia, ti stai prendendo l'influenza? No, voglio andare sul divano. Va, andiamo. Ok, Diego, dì alla mamma che vuoi sul divano. Oh, Diego, di mamma. Chiara non sta per niente bene. Come non sta bene? Ma adesso dov'è? Nel divano con papà. Vabbè, arrivo. Di che preparo la colazione e arrivo subito. Ok. In effetti papà sei caldissima, eh. Mamma mia, oh. Ti metto sul divano. Ok, Chiara, mettiti qua. Perfetto. Ci leggi il nostro libro? Aspetta che ti prendo una copertina. Ci leggi il nostro libro? Sì, come sei calda, eh? Sei caldissima, eh? Ora misuriamo la febbre. Quale vuoi, la notte dei sogni o il mistero di Madame Mistero? Il mistero di Madame Mistero. Ok. Vado un attimo dalla mamma, arrivo, va bene? Ok. Arrivo, eh? Io nel frattempo scelgo la pagina. Questa qua. Velocissimo. Quasi come un bradipo. Papà, io vado a prendere il divano da Chiara. Ok, io vado a prendere il termometro così vediamo la febbre quanto ce l'ha, ok? Ok. A dopo. Allora Giulia, mi serve il termometro per vedere se Chiara ha la febbre. Mannaggia, che è troppo calda. Oh, Anto, sì, arrivo subito. Aspetta, metto in pausa. Sì, il termometro. Ho capito, ma scusami un attimo. Devo vedere ma se c'è calda. È abbastanza calda, quindi voglio vedere quanto ce l'ha. Ok, misuragli la febbre. Se dovesse averla, io chiamo la dottoressa e la faccio venire. Ok, vado a vedere. Sì, papà. Febbre, alla fine, Ce l'ha 38 e mezzo. Cosa? 38 e mezzo? No, dobbiamo chiamare per forza la dottoressa che venga a casa a visitarla, perché non è possibile. Già 2 settimane fa non stava bene, sicuramente aveva le tonsille infiammate. Allora, medico di famiglia, no? No, chiamo la pediatra direttamente, così almeno magari gli fa un controllo. Salve dottoressa, sono la mamma di Chiara e Diego. Sì, sì, buongiorno, sì. Guardi, purtroppo Chiara stamattina che si è svegliata con febbre alta. Sì, di prima mattina mi preoccupa un po'. No, no, per il momento no. Non ha né nausea e né... e non va neanche di corpo. No, assolutamente. Sì, ok. No, non me la sentivo di portarla fuori. Magari con un colpo d'aria peggiora. Grazie dottoressa, la ringrazio, sì. A tra poco. Sì, grazie. Salve, grazie. Anto! Velocissimo. Allora, sì, ho chiamato la dottoressa. Sì, sei abbastanza a pezzi, amore. Allora, ho chiamato la dottoressa, ha detto che un paio di ore dovrebbe venire. E quello che ti chiederei è di andare a fare la spesa, Anto. Ah, vado perché, io? Sì, perché mancano delle cose, così almeno siamo tranquilli. Vado in bagno. Niente, tu vai a fare un po' di spesa e... Vado a vedere. Poi mi scrivi un messaggio, quello che manca, come sempre. Chiaro arrivo, amore, ok? Vado a fare la spesa. Buona buona mamma. Vieni qua, amore. Spostati, amore, che così prendo un po' in braccio tua sorella. Allora, amore, sta per arrivare la dottoressa. Ha detto che un paio di ore finiva il giro visite e poi arrivava. Ok? Buona le ossa. Amore,
Finalmente l'ho trovato, il ragazzo bellissimo abita qui. Salve. Salve. Ma che cosa sta facendo, scusi? Chi è? Non la conosco, perché è qui? Piacere, sono la dottoressa Rossi, sono qui per visitare Chiara. Ah, Chiara, Chiara, sì, sì, sì. Io sono Aurora, sono un'amica di famiglia, sono venuta qua prima per vedere Chiara, appunto, e mi hanno detto che è tutto ok. Sta benissimo, quindi non c'è bisogno. Sì, va bene, ma io sono venuta qua, Chiara la devo visitare lo stesso. Sono venuta qua apposta. Non so, la mamma ha detto che già sta benissimo, quindi non ce n'è bisogno. Secondo me non deve entrare, non ma deve come? Fare niente. Sono venuta qui apposta. Io non saprei, è a posto la bambina, quindi il suo lavoro direi che è terminato adesso. Sì, ma glielo dica che non ci si comporta così. Io sono venuta qua apposta, ho lasciato lo studio per venire a vedere la bambina. Grazie. Prego. Allora, le sue palpebre iniziano a calcolare. Amori miei, sono arrivato! Ah, finalmente, eh? Era ora, cioè praticamente un'ora di spesa. Vado a mettere la spesa a posto e arrivo. Sì, dai, vieni. Dove eravamo rimasti? Ah, qua. Sì, eccolo qua. Finalmente ho trovato il modo di entrare in casa. Ora corro a comprare il camice e diventerò finalmente la dottoressa Aurora. Frena, 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 disse una voce femminile proprio quando Diego stava per addormentarsi. Voglio andare in bagno. Sì, dai, amore, andiamo. Amore, vado a portare Chiara di nuovo in bagno. Oh, finalmente, Chiara, amore, aspetta un secondo lì che sarà arrivato sicuramente la dottoressa. Macchiette, macchiettine, super novità! Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystero. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo! Anto, sicuramente sarà la dottoressa, apro io! Salve? Sì, salve. Salve, sono la dottoressa Aurora. Dottoressa? Sì, sì. Salve. Sono venuta a visitare Chiara. Buonasera, sì, ma chi è lei? Sono la dottoressa Aurora. Mi scusi, ma la dottoressa Rossi? Non è potuta venire, ha mandato me come sostituta, se non è un problema. No, ci mancherebbe, vieni pure, figurati. Grazie. Vieni. Dov'è la piccola Chiara? Ok, quindi la dottoressa Rossi le ha parlato di Chiara. Esatto, benissimo. Oggi abbiamo già parlato. Ok, allora Chiara un attimo in bagno, vieni un attimo di là che intanto ti faccio sistemare e poi puoi visitare Chiara. Ok, va bene, vieni pure. Allora dottoressa, intanto le presento mio marito, così almeno sicuramente se sostituisce la dottoressa Rossi sicuramente ci vedremo in altre occasioni. Certo, ovviamente. Quindi Anto, dove sei? Oh Giulia, dimmi. Ah, è arrivata la dottoressa. Ah, piacere. Piacere Antonio. Salve, piacere. Sì, okay. Allora, Anto, sì? Falla sistemare e io vado un attimo da Chiara di là e la metto sul divano. Perfetto. Ok? Okay? Allora ti accomodi, sì, ti puoi certo. mettere qua. Chiara, amore, è arrivata la dottoressa. Non ti stai reggendo in piedi, eh? Sì, vieni che ti porto sul divano perché è arrivata la dottoressa e ora ti visiterà, ok amore? Andiamo. Amore, chiamo la dottoressa così ti visita, ok? Ma no, la testa. Sì, amore. Dottoressa! Allora, da quanto è che lavori con la dottoressa Rossi? Ormai da tantissimo tempo. Sì. Dottoressa Aurora, deve venire a visitare Chiara? Che tanto che lo fai. Dottoressa sì, Aurora, Chiara deve essere visitata. Dai. Chiara si è persa, sta dottoressa. Dottoressa Aurora! Aurora! Dottoressa, la sta chiamando mia moglie. Chiara è sul divano, sì, può venirla a visitare. Dottoressa, vada. Come si chiama? Come si chiama? Ah, sì, Chiara! Chiara! Dottoressa Aurora! Sì, sì, sono qui. Ecco. Ciao, okay. Ciao Chiara, come stai? Non male. Oh, vieni qua, vieni che ti misuro un po' la febbre.
Ok, mi ha detto la dottoressa Rossi che lei avrebbe degli attrezzi magari che posso usare su Chiara, ad esempio per misurare la pressione. Ah, ok, non se li è portati lei? No, purtroppo no, sono corsa veloce per venire qua, quindi l'ho dimenticati. Ah, ok, va bene, allora io intanto vi lascio un attimo qua e vado a prendere, le basta solo il... Sì, solo un po' per la pressione, sa, un termometro. Ah, ok, va bene, sì, sì. Amore, torno e ti lascio in buone mani con la dottoressa, ok? Va bene. Grazie. Alto, vieni un secondo. No, dimmi, sono qua. Ok, okay. Allora, devi montare, sì, il misuratore, okay. E mi ha anche chiesto il termometro, dove l'abbiamo messo? Termometro. Dove l'hai messo? Ok, Chiara, adesso chiudi un po' gli occhietti mentre aspettiamo mamma, va bene? Così ti rilassi. Vabbè, intanto di là, sì, lasciato di là. Ok, allora monta questo perché ha detto la dottoressa che deve misurargli la pressione alla bambina. Vado. Sperando che sia tutto a posto, eh. Ok. Dai. Andiamo, sì. Andiamo. Ok, eccoci qua. Ah, Dada. Perfetto. Sì. Grazie. Bene. Misuriamo, allora, pressione, chiaretta. Vediamo un po'. No, mamma, stai tranquilla. Adesso la visita, no? E poi mi diranno qualcosa. Sì, mamma. È già qui la dottoressa. Qua dammi un braccino. È un po' caldina ancora. Dai che ti passa, ok? No, stretto. Ok, non ti faccio male. Stai tranquilla, eh. Vediamo quanto è la pressione, non ti preoccupare. Oh, ma non iniziare. Te l'ho detto che se dovesse succedere qualcosa ti chiamo subito. Ok, intanto posso chiedere se magari avete delle medicine, qualcosa da dare a Chiara, qualsiasi cosa, per iniziare subito la terapia magari. Vai pure in cucina che c'è Giulia che ti dà tutte le medicine che servono, ok? Grazie, dottoressa. Ah, ok, perfetto, grazie. Ma non è che devo sempre stare al telefono e dire tutto quello che succede H24. Sì, mamma, un secondo solo. Dimmi. Sì, sì, una domanda, per caso avete delle medicine, qualcosa? Sì, è il mobiletto questo qua. Ecco, le altre, tutte le medicine. Ok, grazie. Prego. Ok, sì, mamma, assolutamente. Sì, sì. Vediamo se c'è qualcosa qui per Chiara. Ah, sonnifero. Con questo qui posso far addormentare Chiara. Così sicuramente domani verrò di nuovo in questa casa. Si cominciano in quel perché. Se non c'è, l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta. Iniziamo la ricerca con voi. Con voi. Iniziamo a cercare, Diego e Corro che ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi, insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è